Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, video sugli acquisti di giugno. Il primo che vi mostro di questo mese è la Electric Palette della Urban Decay, che ho acquistato da Sephora e, lo sapete, è uscita da pochissimo sia a livello mondiale che in Italia. È una palette molto bella, sono molto soddisfatta, come vedete è coloratissima. Non vi dico altro perché sto preparando la review con Swatch, che pubblicherò a breve, per cui vi darò tutti i dettagli di questa palette in quel video là. Poi ho acquistato questo matitone della Essence della serie Big Bright Eyes nella colorazione Funky per creare punti luce sull'arcata sopraccigliare o all'angolo interno dell'occhio. Questa qui è un colore nude che ha alcuni riflessi, neanche glitter, dei riflessi rosati, per cui si accompagna bene con tantissimi colori, tra cui anche alcune cialde della palette, la Electric che vi ho appena mostrato, e la sto utilizzando molto bene. Anche come durata il prodotto non è niente male, per essere un prodotto low cost, resta al suo posto quasi tutto il giorno. Quello che vi sto mostrando in questo momento è un blush in crema della Dior, il famosissimo Dior Blush Cheek Cream nella colorazione 971 Pareo. Stupendo, in pratica si commenta da solo. Devo ancora utilizzarlo perché è molto pigmentato, come vedete, per cui voglio proprio prenderci bene la mano. Adesso vi mostro una carrellata di prodotti per occhi della Pupa che ho acquistato da Tigotà, a partire dal mascara Vamp che ho deciso di resortire avendo finito il mascara precedente. Come al solito l'ho acquistato nero e sono molto soddisfatta. Poi ho acquistato questi tre eyeliner colorati della collezione Viva Carioca, che costituiscono in pratica tre colorazioni sulle quattro presenti. Ho lasciato giù quella color marrone borgogna che non mi piaceva più di tanto. Questi prodotti hanno un unico difetto, il prezzo, costano 10,99 euro, ma sono estremamente validi. Io li sto usando molto bene tutte e tre, soprattutto sulla rima ciliare inferiore, per cui sono in parte giustificano quello che costano. Infine ho voluto provare il Definition Liner Vamp Eyeliner di Pupa, che è in pratica l'eyeliner liquido della serie Vamp, quello con il classico serbatoio e la puntina in feltro. Come vedete è molto scrivente e preciso, costicchia perché comunque anche qua si parla di oltre 10 euro, mi pare 10,50 euro, però dura molto bene, molto preciso, si applica bene e quindi anche qui di nuovo grande soddisfazione. Poi finalmente ho acquistato un prodotto Wycombe, questo ink eyeliner nero che di nuovo è il classico eyeliner liquido con serbatoio e puntina in feltro, in pratica molto simile a quello della Pupa che vi ho appena mostrato. Tenendo conto che costa la metà del Definition Liner Vamp di Pupa, è un prodotto di tutto rispetto perché come vedete forse è ancora più pigmentato, la punta è molto precisa. Adesso che li ho entrambi aperti li alterno e li utilizzo molto bene tutte e due. Doveva poi mancare un prodotto dalla Bichic che è diventato uno dei miei marchi preferiti, l'ho acquistato di nuovo da Tigotà, questa matita eyeliner sguardo profondo, in pratica una matita nera semplicissima che può essere utilizzata appunto come eyeliner, io la utilizzo anche nella rima interna dell'occhio. Semplice riassortimento di un prodotto finito e con il quale mi sono trovata molto bene, ho di nuovo acquistato l'eyeliner in gel nero della Maybelline New York. Poi c'è questa magica BB cream che finalmente ho acquistato nella full size dopo averla provata ed essermi trovata benissimo col campioncino, quella della Collistar. L'ho acquistata nella colorazione medio scura, la 2, che è la stessa provata nel campioncino, e l'ho presa da Sephora scontata al 25%. Tra l'altro questa BB cream era contenuta in questa confezione particolare dove c'è anche in regalo la magica BB corpo che io devo ancora provare, una tonalità adatta a tutte le carnagioni e che ha la funzione di coprire eventuali imperfezioni in estetismo, discromie sul corpo. Poi ci sono una serie di accessori di bigiotteria a partire da questi orecchini che sto indossando e che ho acquistato da Piazza Italia. Amo molto i bijou che vendono da Piazza Italia. Questi non hanno il buco ma la clips, però nonostante questo riesco a portarli bene perché è una clips che non stringe particolarmente il lobo ed essendo molto leggeri sono insomma molto confortevoli, e il rosso in questo periodo si sarà capito è il colore che preferisco. Sempre taglia e sempre sul rosso ho acquistato poi questo bracciale composto da quattro pezzi che possono anche essere portati singolarmente, e di tutti indovinate un po' qual è il mio preferito, è questo glitteratissimo che spesso e volentieri porto anche da solo così. Avevo messo anche la foto su Instagram. Invece da OVS ho preso questo anello sempre in plastica col fiocco azzurro che mi piace tantissimo. E infine l'altro accessorio del mese di giugno, che in realtà è un regalo da parte di mio marito, è questo hip hop rosso a pois bianchi che fa parte della collezione estiva appunto di quest'anno.
Esiste anche la colorazione nera con i pois bianchi e blu con i pois azzurri, ma ho appena detto che il rosso è il mio colore preferito, quindi ovviamente la colorazione è quella. E la particolarità è che se acquistate tutto l'orologio completo, che il quadrante è a pois. Volendo si può acquistare anche solamente il cinturino. Per cui ragazzi, questi erano i miei acquisti del mese di giugno, spero che il video vi sia stato in qualche modo utile, vi sia piaciuto, ditemi come sempre nei commenti cosa ne pensate, mando a tutte voi un grosso bacio, saluto e ringrazio le nuove iscritte che si sono aggiunte in questi giorni e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video, ciao!